Gentili telespettatori, buonasera a tutti, pace bene dal vostro padre Ugolino che questa sera è qui per vedere chi sono e cosa fanno gli Hare Krishna. Dunque noi vediamo qui che ci sono alcuni giovani vestiti in una maniera tutta quanta particolare, ci sono anche alcune signore molto belle che anche loro indossano dei vestiti tutti quanti caratteristici, ci sono perfino dei bambini molto belli, anche loro simpaticissimi, che hanno dei segni particolari nel volto, come segni particolari nel volto ne hanno anche gli altri ospiti che abbiamo qui questa sera. Bene, io vorrei sapere qui intanto da Krishna Chaitanya, che è questo, è un carissimo amico, vorrei sapere chi sono e cosa fanno gli Hare Krishna, che noi vediamo spessissimo per le strade di Firenze e nelle piazze dove cantano molte volte con tanto entusiasmo. Gli Hare Krishna sono dei esseri spirituali eterni che si sforzano di realizzare la loro condizione naturale, quella di essere dei servitori di Dio. Quello che fanno è cercare nel modo migliore che possono, con la migliore attitudine, di vivere questa attitudine di servizio, appunto. E lei ha citato Krishna, ma Krishna chi è, scusi? Lei si trova qui di fronte a un pubblico che ignora la identità di questo Krishna. Lei può dircene in realtà quelli che sono i connotati di questo Krishna? Krishna è Dio. Non è un Dio strano, esotico, indiano o particolare, non ci sono due Dio, c'è un solo Dio. Krishna è Dio e la persona suprema, la causa di tutte le cause, il supremo controllore, l'essere da cui deriva tutta la creazione materiale, tutta la creazione spirituale, il supremo amico, Dio. Forse qualcuno può non credere in Dio e qualcun altro credere in Dio, ma un'idea di Dio, che ci si creda o non ci si creda, penso che l'abbiano tutti. Dunque dovete sapere, gentili telespettatori, che Krishna Chaitanya, io non so se lo pronuncio sempre molto bene, comunque è uno che ha studiato, è uno quindi che ha una cultura di carattere filosofico, non è vero? E quindi a lui potremmo fare anche delle domande un tantino più appropriate per ciò che riguarda questo movimento. Dunque, questo movimento intanto è, secondo lei, un movimento di carattere religioso, strettamente religioso, oppure ha anche altre finalità? Questo che noi viviamo è il Bhakti Yoga. Il Bhakti Yoga è un metodo sperimentale, un metodo che ha una metodologia appunto precisa, cioè non è una religione. Definire questa esperienza una religione è improprio. Questa esperienza si definisce da sola come una scienza spirituale che appunto attraverso una precisa metodologia mira a fare l'individuo, e quando si parla di individuo si parla dell'essere spirituale eterno, dell'anima che viaggia dentro questo corpo materiale, perché in genere la gente pensa a se stesso pensando alla faccia che ha, a quanto è alto, al colore dei capelli, al corpo in pratica, la gente è abituata a identificarsi col proprio corpo. Secondo gli Shastra, la cultura vedica a cui noi ci riferiamo, l'individuo è un essere spirituale eterno, viaggia dentro un corpo come quando noi, andando in automobile, viaggiamo dentro un'automobile senza per questo identificarci con l'automobile dentro la quale viaggiamo. Noi non pensiamo, quando siamo in autobus o in macchina, che siamo la macchina, pensiamo che siamo dentro la macchina e ci viaggiamo. Allo stesso modo, in modo corretto, dovremmo pensare che noi siamo il conducente che viaggia dentro il corpo, e quindi questa esperienza, questo Bhakti Yoga, vuole portarci a una consapevolezza sufficiente all'istante della morte, perché la morte è un punto fondamentale, per saperci ricordare chi siamo, in modo da dirigere il nostro viaggio futuro, perché noi si parla di reincarnazione. Ecco, ne parliamo dopo, di questo ne parliamo. Si parla di un'esistenza eterna, appunto, quando l'anima è eterna.